siamo in fase di indagini, quindi mi sembra scorretto parlare di questa vicenda, per rispetto soprattutto di un centro piccolo e di una ragazza che ha subito questi atti. Ha trovato la forza di denunciare tutto alla polizia, nonostante il suo aggressore le avesse intimato di non farlo. Lei 16 anni, lui 35, detenuto nel carcere di Bollate, provincia di Milano. Il 28 aprile scorso aveva ricevuto un permesso premio, una giornata di libertà. Alle 3 del pomeriggio, mentre la ragazza stava rientrando a casa, l'uomo l'ha seguita, l'ha afferrata per 20 minuti sul pianerottolo, l'ha stuprata. Questo ragazzo avrebbe rubato, rapinato 100 euro e poi cercava altri oggetti in casa. Questa persona, tra l'altro, ha avuto problemi psichiatrici. Sì, era sotto osservazione dal punto di vista psichiatrico. Italiano in carcere per 2 rapine, il 31 ottobre avrebbe finito di scontare l'intera durata della pena, 3 anni e 3 mesi. Evidentemente non era ancora pronto per essere reinserito nella società. Già qualche anno fa un altro detenuto per omicidio, sempre nel carcere di Bollate, non rientrò nella struttura al termine della giornata premio concessa dal tribunale. Se un detenuto in permesso premio commette un reato durante la fruizione del permesso premio, è evidente che qualcosa si è sbagliato nella sua valutazione. A posteriori è facilissimo dire che hanno valutato male. Non dovrebbero aver premi, assolutamente, mai uscire finché non hanno finito la pena. Ti fa sentire sicuro per niente, soprattutto se hai dei figli che sono comunque in giro dalla mattina alla sera. Roba da pazzi. Sono stupito dal fatto che ci si stupisca. E questo è il carcere. Il carcere è un mondo in cui ci si chiede di essere tutto il contrario di tutto. E bisogna che si faccia chiarezza evidentemente su quella che è la certezza della pena, su quella che è l'esecuzione della pena.